Ciao e bentornato sul mio canale. Io sono Marco. Piccolo trick su Pro Tools, velocissimo. Come aggiungere il suono di come si faceva una volta, alcune volte si è fatto in tanti anni fa, per avere quel suono un po' anni rullante anni 80 che sembrava molto molto digitale e quant'altro. Come si faceva allora o come puoi riprodurlo? Allora, adesso ovviamente come lo puoi fare con il trigger e questo è il trucco più semplice della vita. Apri un programma di trigger, soprattutto che abbia la batteria elettronica, e lo generi. Ma quando non c'era la batteria elettronica, c'è un trucchettino molto veloce, ovvero aggiungere un pink noise, cioè un suono rosa, un white noise, quindi quel shh, quello che capita alcune volte che qualcuno vuole mettere. Adesso ti faccio vedere come generare questo, come fare a gestire questo white noise che farà questo effetto qua. Andiamo a prendere il punto, metto solo la batteria. Tolgo il white noise. Ti faccio sentire nell'insieme cosa succede. Ok, più o meno abbiamo creato quel rullante che personalmente non è mai piaciuto, però per alcuni generi magari funziona. Come fare per creare questa cosa qui? Prima di tutto bisogna prendere una traccia che abbia un buon segnale di rullante, quindi in questo caso vedi le transienti, adesso allarghiamo un po' la visuale così lo vedi bene, vedi quale le transienti del rullante sono belle nitide, belle precise. Questo trick lo puoi utilizzare nel caso in cui non vuoi utilizzare la traccia. Io per esempio avevo lo snare down qua, ma nel caso in cui non hai lo snare down, non hai trigger, non sei capace a crearti la traccia MIDI, poi magari ti faccio vedere un Pro Tools come crearti la traccia MIDI per aggiungere una batteria elettronica e quant'altro. Quindi, che cosa fai sostanzialmente? Togliamo questo qui e risentiamo. Senza. Te lo rimetto, così lo risenti. Vedi che sembra che ci sia la cordiera. Quindi, allora, che cosa fai? Prima di tutto creati una traccia ausiliare che la chiamiamo sidechain. Questa traccia ausiliare servirà semplicemente a un plugin che vado ad aggiungere successivamente. Quindi, cosa fai? Crei questa traccia ausiliare che la mandi, io la mando a volume al massimo a 0. Questa traccia, poi creati una terza traccia audio, che io l'ho chiamato snare white noise. In questa traccia vai ad aggiungere questo, il white noise. Su Pro Tools lo trovi nei Avid Signal Generator. Questa è una cosa che puoi utilizzare anche su altri, come si dice, anche altri programmi. Tutti hanno il Signal Generator perché il Signal Generator ti può tornare utile per cablare le casse, fare dei test di volume, insomma, è una cosa utile. Tra l'altro ci sono anche altre cose tipo le sinusoidi, la square. Il triangolo, questi poi volendo con questo sistema puoi aggiungere questo suono sotto. C'è il white noise e adesso devo spegnere questo, faccio sentire. Ok, boh, li abbiamo sentiti tutti, non c'è problema. Successivamente apriamo il plugin più importante, è questo qui che è un noise gate. Questo perché adesso lo attiviamo. Questo perché? Perché innanzitutto ci farà aprire e chiudere il segnale, quindi il noise gate verrà pilotato in sidechain da questo canale qua. Ok? Quindi il sidechain entra qui,
Infatti vedi che in questa traccia qua ho messo no output perché non abbiamo interesse che questo suoni. Questo deve servire solo per pilotare questo. Quindi dove c'è la chiavetta vai a inserire la sidechain, gli vai a dire di lavorare in sidechain, quindi devi attivarla. Addirittura puoi filtrare il sidechain. Dopodiché il consiglio che ti do è quello di mettere la threshold a manetta, quindi chiudere tutto e progressivamente, vedi, fare così adesso e andare a cercare il punto che interessa a noi. Quindi apriamo, vedi così, adesso sentirai che parte. Vedi che il colpo sta lavorando. Con la threshold vai a dire quanto ne vuoi. Rimettiamo da capo. Ovviamente più la threshold la mandi indietro, quindi più gli vai a dire di aprire il segnale e più lui ti farà passare il white noise. Quindi in questo caso, per dire, può essere questo discorso qua. Quindi a seconda delle tue esigenze vai a regolarlo. In questo caso, vedi, io gli ho dato solo un colpetto e poi ovviamente va ribilanciato all'interno del mix. Quindi si parte così. Adesso non stiamo mixando, però. Questo potrebbe essere un equilibrio buono. Questo è un trucchettino che si usava una volta per generare quel suono di rullante elettronico. Quindi, detto questo, ti consiglio di provare a farlo anche sulla tua Do. Dimmi se l'hai provato, se ti funziona, se non funziona, quello che è. Iscriviti al mio canale e ci vediamo al prossimo video con qualche piccolo, magari altro trick come questo. Ciao!